Sono tanti i cantieri abbandonati in autostrada, è una situazione ormai chiara a tutta la comunità. Cosa c'è dietro e come siamo arrivati a questo punto? Beh, cosa c'è dietro? C'è dietro che noi già il 6 dicembre, il 10 dicembre avevamo fatto dei comunicati stampa dove annunciavamo le possibili ripercussioni a fronte di 180 lavoratori che non venivano più pagati dalle due società che gestivano la cartellonistica e presidio a seguito di incidenti o di calamità naturali. Quindi avevamo già annunciato che tale situazione di abbandono dei cantieri poteva verificarsi. Da quando lo avete annunciato ad oggi la situazione è stata di sostanziale immobilità? Beh, sostanziale immobilità fino a un certo punto. Da quello che ci risulta è società Autostrade Sottobanco sta gestendo con altre società la ricollocazione di alcuni lavoratori scelti ad hoc con contratti precari, non rispettando quelle che sono le clausole sociali, garantendo l'occupazione a tutti i 180 lavoratori. Oggi poi avete avuto, insomma, questa audizione, la possibilità di esternare quelle che sono le problematiche, le prime sensazioni a caldo quali sono? Ma noi abbiamo chiesto ai capigruppo del Consiglio regionale, di, assieme alle organizzazioni sindacali, di farsi portavoce nel chiedere al prefetto di Genova di convocare un tavolo con tutti i committenti di coordinamento, perché è l'unica soluzione che abbiamo oggi, coinvolgendo i committenti per cercare di ridare occupazione a quei lavoratori che sono ancora a casa. È una situazione di stallo che coinvolge tutta la cittadinanza, non è certo qualcosa che non è nascosto a tutti. Quali sono le speranze nel futuro più breve possibile? Che migliorino, quello poco ma sicuro, che si sblocca la situazione del lavoro, ecco. La Liguria peraltro ha problemi di viabilità sulle autostrade che richiedono un intervento rapido, quindi l'augurio esatto. Ovviamente è di tornare al lavoro anche per fare un servizio che serve più che mai a Genova, a tutta la regione. Sì, esatto. Operai senza stipendio da quando? E ovviamente si parla anche di un periodo dell'anno in cui, insomma, sappiamo c'è anche poi la questione della tredicesima, quindi casca anche la fortuna, non gira dalla vostra parte. Sì, il problema, diciamo quello grosso, è che è da ottobre che non percepiamo lo stipendio e anche i rimborsi chilometrici e niente, c'è questa situazione di stallo che non c'è licenziamento, ma attualmente non ci fanno lavorare e siamo in questa posizione senza ammortizzatori sociali e senza niente, cioè senza che la ditta ci dia delle informazioni. Si può parlare quasi di una situazione paradossale per la nostra regione, la calamità naturali che coinvolgono le nostre autostrade sono nella stampa nazionale e internazionale, eppure i cantieri non riescono a sbloccarsi. Come si arriva a una situazione del genere? Si arriva con l'indifferenza. L'indifferenza è purtroppo quella che caratterizza tutto in questo momento e che sta caratterizzando anche questo, che non permette a queste persone di percepire uno stipendio da mesi, fra l'altro.